saluto, come sempre, ai telespettatori di Pianeta Basket TV, ma anche delle nuove televisioni collegate sul digitale terrestre, amici telespettatori, che ci permettono di arrivare in 5-6 regioni del centro-sud Italia. Tredicesimo appuntamento della quinta edizione di Chiacchiere da Basket, il rotocalco settimanale di Pianeta Basket TV, la web TV del basket campano e non. Puntata molto interessante anche questa, la penultima di questo 2023, poi ci sarà l'ultima la prossima settimana, poi andremo brevemente in vacanza per riprendere l'8 del mese di gennaio del 2024. Ma bando alle ciance, andiamo subito a iniziare la prima parte della nostra trasmissione perché abbiamo un grandissimo ospite che vi presenteremo tra qualche secondo. Intanto vado a presentare in redazione Andrea Esposito. Ciao Andrea, buonasera. Caballo, bentornati a tutti. Allora, ospite della prima parte della nostra trasmissione, lo andiamo a presentare, eccolo in collegamento, lo vediamo collegarsi con noi, è coach Matteo Bonicioli. Ciao Matteo, buonasera per essere con noi. Grazie. Ciao, buonasera, grazie dell'invito. Grazie dell'invito. Allora, Matteo Bonicioli, come saprete, da credo 5 giorni è sulla panchina della Givola Scafati. Allora, Andrea, con Matteo Bonicioli cominciamo a fare un discorso generale sulla Serie A, però prima diamo i numeri e la classifica del turno appena andato in letargo, l'undicesimo della stagione regolare per quanto riguarda il massimo campionato della pallacanestro nazionale maschile. A te, Andrea. Sì, Paolo, il turno si è aperto con la vittoria interna del Reyer Venezia proprio su Scafati 83-59, blitz esterno di Pistoia che conferma l'ottimo stato di forma in quel di Tortona 97-100, lunch match indigesto per Napoli che vede Reggio Emilia in porta al palo barbuto 87-89, il pomeriggio Brescia si impone largamente su Sassari 110-65, poi Treviso bissa il successo della settimana scorsa con Cremona 70-76, nel big match di giornata Milano al fotofinish batte la Virtus Bologna 82-80, vittoria esterna anche di Trento in quel di Pesaro 74-87 e poi il posticipo ha visto Brindisi imporsi 86-81 su Varese. Paolo, in fondo alla classifica iniziano a correre, ma andiamo con ordine perché Brescia è primatista solitaria con 18 punti, tallonata da un terzetto a 16 formato da Virtus, Trento e Reyer Venezia. Napoli tiene botta nonostante un lieve calo in zona playoff al sesto posto con 14 punti. Via via tutte le altre, Sassari insieme con Scafati e Pesaro a 8 punti, Varese 6 e in coda Treviso e Brindisi ancora a 4, però stanno iniziando a correre. Per quanto riguarda le due squadre campane, quindi sesto posto per Napoli, dodicesimo per Scafati, se non vado errato, vero? Esatto, Credo esattamente. che questa sia la posizione. Allora, coach, sei da 5 giorni nuovamente nel massimo campionato della basket italiano, però naturalmente ti sarai fatto un'idea di queste prime 11 giornate, dell'equilibrio, delle squadre, un po' di tutto. Ci dai un tuo resoconto in un minuto e mezzo? Ma sostanzialmente che la qualità del campionato italiano negli ultimi 2 anni è cresciuta notevolmente. Che all'interno di questa qualità cresciuta, Scafati con Pino Sacripanti ha fatto un eccellente inizio di stagione, culminato con la vittoria con Milano, che è sempre una vittoria importante, indipendentemente dai problemi che Milano sta vivendo in questo momento. Poi c'è stato un momento di calo, però voglio dire, sempre con partite combattute, con partite finite per uno scarto minimo. Poi c'è stato questo, diciamo, shock emotivo una squadra risente inevitabilmente di un allenatore che non se ne va perché è sostituito, ma se ne va perché sta male. Mi è capitato a Bologna, la Fortitudo, la prima partita che la squadra fece senza di me, prima che arrivasse Gianmarco Pozzecco, fu una sconfitta dolorosissima, ma siamo esseri umani, non siamo automi, non siamo privi di emozioni e di sentimenti, grazie al cielo. Quindi sono arrivato in una situazione anomala, innanzitutto perché vengo a sostituire una persona che reputo un vero amico. Durante il viaggio in macchina da Trieste a qui, ho fatto con lui una lunghissima telefonata, abbiamo parlato di tante cose, tra le quali ovviamente anche della squadra, Pino mi ha dato delle indicazioni che ho reputato importantissime. Ho fatto 2 allenamenti e mezzo con 8 giocatori e 2 ragazzini, perché purtroppo Stremnik e Mangi non hanno potuto allenarsi tutta la settimana, Stremnik è venuto anche domenica, credo si sia visto. Mangi ha fatto il primo impegno agonistico la partita con Venezia dopo una settimana intera ferma. L'obiettivo è stato innanzitutto quello di trasferire, di mantenere ovviamente la struttura di squadra
allestita da Pino. Siamo partiti con due ali piccole in quintetto proprio perché Nangi non si era mai allenato, quindi abbiamo cominciato giocando piccoli. Per 30 minuti abbiamo difeso ad altissimo livello, tenendo Venezia 59 a 55 punti, e poi dopo purtroppo nel quarto quarto. E diciamo la scarsa rotazione che abbiamo avuto, c'è stato l'esordio di Mwaka in questo campionato, che non ha mai giocato fino adesso, ha fatto sì che i valori, secondo me non assoluti, perché secondo me per noi Venezia non ci sono 24 punti di distanza, ce ne sono 8-10. Sono venuti fuori, Venezia si è aperta segnando tanti tiri a 3 punti a partita decisa. E questo, come ho detto oggi ad alcuni giocatori con i quali abbiamo già lavorato oggi pomeriggio, è stato il mio precampionato. Cioè, a dire, io ho avuto 2 allenamenti e mezzo e una partita per cercare di fare una fotografia adeguata della squadra, di quello che penso io, di quello che bisogna continuare a fare, grazie al buon lavoro di Pino, delle cose che voglio introdurre. E già domenica prossima abbiamo un bellissimo test contro Napoli in casa, un derby molto sentito. Assolutamente, coach. Adesso un po' un'opinione su questo inizio di campionato in generale, le squadre e quel che ha visto in questi primi 11 turni della stagione regolare, sorprese, défaillants e quant'altro. Beh, allora, per quanto riguarda le sorprese, io credo che il campionato di Cremona e di Pistoia, che sono le due squadre che hanno vinto la Serie A2, sia un campionato di altissimo livello. Insalata porta, resto E aspetta. credo che questa sia la cosa da segnalare più importante. È chiaro che il rendimento di Milano è nettamente sotto alle attese, al valore del suo allenatore, del giocatore, del budget investito, ma è chiaro altrettanto che, soprattutto per quello che riguarda il campionato, il ritardo accumulato da Milano in Eurolega mi sembra difficilmente colmabile, almeno per arrivare nei primi 4 posti, che era l'obiettivo stagionale. Però per quanto riguarda il campionato italiano, Milano ha tutto il tempo di mettersi a posto. E in una stagione nella quale non esiste una partita facile, non esiste una partita scontata, e quindi dove l'attenzione, la continuità di lavoro, la preparazione durante l'allenamento sarà fondamentale per portare ciascuno a termine la stagione secondo i suoi desideri e secondo le sue possibilità. Allora, torniamo a parlare di Scafati. Il punto sulla situazione ce l'ho fatto. Adesso una bella settimana di allenamenti, poi il derby con Napoli, di cui parleremo anche tra qualche minuto in maniera più approfondita. Come preparerà la settimana e soprattutto che ambiente ha trovato lì a Scafati, che tipologia di giocatori ha trovato anche dal punto di vista psicologico. Certo, un po' di sconfitte, un calendario sicuramente non facile, perché adesso affronterete Napoli, poi ancora partite sicuramente non semplici. Un quadro un po' della situazione attuale della Gioia Scafati, poi avremo una piccola parentesi con Napoli, ascolteremo anche Coach Micic e poi torniamo e torneremo a parlare alla fine del derby, che è poi la cosa che interessa di più anche tutti gli sportivi campani. Noi siamo una televisione che raggiunge prettamente Certo. la Campania, abbiamo diffusione nazionale, però ci interessa logicamente maggiormente argomentare delle vicende di Napoli e di Scafati. A lei, È coach. chiaro. Guardi, innanzitutto ho trovato una società, lo sapevo già, perché con il presidente Longobardi e con Scafati siamo stati avversari tante volte, sin dai tempi in cui ero ad Avellino, e poi anche l'anno scorso, o meglio dire 2 anni fa, abbiamo giocato la semifinale promozione con Udine contro Scafati, abbiamo giocato il quarto di finale di Coppa Italia. Quindi siamo incontrati tante volte. Società straorganizzata, con Alessandro Giuliani, Antimo Martino, Cino Guastaferro, il nostro giovane direttore sportivo. Quindi voglio dire, società straorganizzata, guidata con passione e entusiasmo di un presidente che fa stare in Serie A una piccola cittadina come Scafati, mentre ci sono, non lo so, Fortitudo, Forlì, Udine, Torino, che sono in A2, questa è una cosa che non bisogna mai dimenticare, per dare un po' il senso dello sforzo fatto, dei risultati ottenuti. È veramente incredibile. Io ho lottato per la promozione nei miei ultimi anni udinesi, Scafati l'ha vinta con un eccellente giovane attore come Alessandro Rossi, e adesso l'ha mantenuta l'anno scorso con Sacripanti, e spero, lo dico scherzando, di non fare danni, insomma. Quindi società straorganizzata, sostenuta da una passione enorme dal presidente e dalla sua famiglia, tifosi molto caldi e dal punto di vista tecnico una squadra di veterani, che secondo me deve trovare nel suo essere veterani una continuità di rendimento all'interno dei 40 minuti sicuramente migliore di quello che abbiamo avuto fino adesso, perché se
Scafatti, parlo dell'epoca sacripante, perché la mia sostanzialmente deve cominciare domenica prossima. Se la Givova di Sacripanti fosse stata 7 vinte e 3 perse, nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Penso alla partita con Cremona, penso alla partita con Sassari. Un gruppo di veterani che mi hanno dimostrato sin dall'inizio grande disponibilità al lavoro, anche al cambiamento di quelle abitudini, perché ognuno ovviamente ha le sue, e con la quale sono convinto che lavorando tutti assieme, superando assieme momenti difficili, e stando tranquilli come le cose andranno bene, si possono fare risultati importanti. Assolutamente. Adesso apriamo brevemente il capitolo Napoli, che poi sarà il suo prossimo avversario, quindi logicamente in doppia veste, da futuro avversario, anche da coach che può analizzare la situazione. Napoli viene da due sconfitte. Andrea, ci dici cosa è successo brevemente nell'ultima partita interna con Reggio Emilia? Poi ascoltiamo un attimo Milicic e ridiamo nuovamente poi la parola anche a coach Bonicioli. A te, Andrea. Non mi dilungo perché, come ben detto tu, tra poco sentiremo il coach nel post partita del lunch match di domenica. La partita di Napoli è stata una partita dal punto di vista emotivo un po' particolare, perché l'approccio è stato oggettivamente forse la cosa più brutta di questo weekend partenopeo, perché iniziare così in casa con un ennesimo sold out non è la cosa che ci si aspettava da parte di Napoli. Però è anche da dire che è un po' un momento di Napoli in calo fisico. Ci sono già state delle avvisaglie nelle ultime due vittorie, poi la sconfitta con Pistoia e poi questa prestazione opaca a metà, perché poi c'è anche da sottolineare un veemente rientro nel corso dei 40 minuti. Però Paolo, tu mi insegni, quando la rotazione non è delle più lunghe, una gara tutta di rincorsa, alla fine si paga dazio con un po' di lucidità che si va a perdere. Noi da 5 anni a questa parte non abbiamo mai parlato di arbitri e non lo faremo neanche questa settimana. C'è da dire che Napoli deve un po' ritrovare la quadratura del cerchio, perché non è più la Napoli che si è vista sino a qualche tempo fa. C'è un po' di affanno fisico e questo si vede anche negli approcci di giocatore chiave su tutti. Sokolowski ha un grande affanno fisico. E anche Pallone, direi, sono due partite che insomma non riesce a incidere come voleva, anche se nell'ultimo match veniva da un periodo influenzale che sicuramente lo ha debilitato dal punto di vista della tenuta fisica, e direi naturalmente lo ha limitato anche per quanto riguarda gli allenamenti, e quindi non ha potuto dare quel che voleva. Napoli continua a essere una squadra da grande impatto, grande grinta, però sicuramente è corta e che trova spesso soluzioni di carattere individuale per venir meno, per cercare di sopperire alle carenze che ha per quanto riguarda l'organico. Una squadra compatta, grintosa. Coach, che tipo di Napoli vi aspettate di incontrare domenica lì a Scafati? La Napoli arrabbiata, due sconfitte consecutive. Guardi, non fanno bene a nessuno. Ma per l'amore del pensiero, noi che arriviamo da 4, quindi se dovessimo misurare l'arrabbiatura, non ci sa, perché adesso italiano con le quali parlo mi confronto spesso. Quest'estate, dopo aver visto la prima amichevole di Napoli, ho detto che era la squadra più interessante del campionato dal punto di vista strutturale, perché Milici se l'ha vestita pensando all'Europa, nel senso nella forte di 1,10 m che apre il campo, un lungo verticale, due piccoli di esperienza, una alla piccola di 1,2 m robusta come Sokolowski. Una squadra che mi piace tantissimo, che gioca una pallacanestro molto interessante, molto originale dal punto di vista offensivo, che ha, diciamo così, introdotto una pallacanestro dove è difficile innovare. Per esempio, regole di difesa su pick and roll particolarmente interessanti. È una squadra che ho seguito dall'inizio proprio perché ho intuito da subito che sarebbe stata una delle squadre protagoniste di questo campionato. Ho la fortuna di giocarci contro domenica, quindi di misurare me stesso e la mia squadra contro una squadra forte, contro un allenatore di grandissime capacità come mi dici. Quindi onestamente non vedo l'ora di scendere in campo domenica prossima. Allora, prima di tornare al coach, ascoltiamo un po' Milicic, la conferenza stampa successiva alla partita. Alla regia e poi ritorniamo in studio. It's tough to lose like this. It is 2 points that we can find difference
where we can find in first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, in a lot of situation, and unfortunately we didn't find it. From the second quarter, we start playing much higher intensity, which we want to do it from the beginning. And that's definitely our mistake, why we didn't enter into the game with the approach that we needed. So this is what we were doing all week, last week, in order to make sure that we come. And this is something what we lacked at the beginning of the game. Later we picked up, and this was a team effort that we provide to the finish what it finished. Then everything, we can put it on everybody and everything. Even the last defense was great. They commit a half-court violation. Unfortunately, it was not seen. But we have to put our heads back in minds where we need to work ourselves out. We work really strong to put ourselves in a good position, and we have to do it one more time. È sicuramente dura perdere in questo momento. Se vogliamo cercare questi due punti di differenza, li potremmo cercare nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto quarto, come recuperarli. In tante situazioni avremmo potuto limarli, ma non ce l'abbiamo fatta. Sicuramente a partire dal secondo quarto siamo riusciti a mettere in campo maggiore intensità. È stato sicuramente un nostro errore non riuscire a entrare in partita con questo approccio di intensità, che era quello su cui abbiamo provato a lavorare anche nelle ultime due settimane, cercare di mettere energia nel campo, e questo all'inizio ci è mancato. Poi dopo l'abbiamo ritrovato, abbiamo giocato una buona partita e c'è stato un grande sforzo di squadra per ritrovare questo approccio di energia. Abbiamo messo tutto e anche nell'ultima difesa, secondo me abbiamo fatto un'ottima difesa, probabilmente c'è stata questa infrazione di campo non rivista. Adesso l'unica cosa da fare è rimettere la testa dove abbiamo bisogno di metterla, cioè nel lavoro. Ritorniamo quindi in studio dopo aver ascoltato Coach Micić, ancora con Coach Bonicioli un paio di domande, poi lo lasciamo logicamente alla sua serata. Allora Coach, domenica questo derby sentito in Campania, le due squadre di Serie A della nostra regione si incontrano, sono sempre partite che vanno al di là di ogni singolo pronostico. Come state preparando questo confronto con Napoli e soprattutto le ultime anche su Gameball, lo utilizzerete, lo utilizzerai? Insomma, dacci un po' un ragguaglio di come ti presenterai, vi presenterete al match, al derby con Napoli. Ma innanzitutto, diciamo, Gamble è arrivato, ho già fatto il primo allenamento con i giovani per essere un po' introdotto nel sistema. Da martedì comincia a lavorare con la squadra e verificheremo le sue condizioni per decidere poi se schierarlo o meno nella partita di domenica. Il gruppo sta lavorando bene, è chiaro che diciamo in qualche maniera dobbiamo procedere su un binario parallelo di rinfrescamento o introduzione di concetti rispetto a quello che è stato fatto in passato e contemporaneamente analisi delle caratteristiche dell'avversario, ma questo è il lavoro che facciamo da anni, tutta la vita, cercando di farlo al meglio possibile. I derby sono sempre partite che richiamano grande attenzione da parte del pubblico. Ho avuto la fortuna di giocare da lui in Bologna, il gruppo sportivo su tutte e due le panchine, ho disputato il derby contro l'Università Trieste allenando a Udine, quindi so che sono partite particolarmente, diciamo, che attirano particolarmente l'attenzione del pubblico, degli appassionati, e quindi sarà bello vivere un'atmosfera calda, un'atmosfera partecipata da parte del pubblico, perché queste sono le partite nelle quali i giocatori veri vengono fuori e quindi si assiste sempre a prestazioni importanti da parte dei giocatori di punta di ciascuna delle due squadre. Assolutamente, quindi domenica appuntamento alle 18:15 alla Beta Arena Pallamangano per vivere questo derby. Coach, l'ultima domanda, tornando sempre alla partita che interessa naturalmente tutti gli appassionati, secondo te
un po' l'ago della bilancia, che cosa sarà? La difesa naturalmente è importantissima per entrambe le formazioni, le individualità riusciranno ad essere vincenti, il gioco di squadra prevarrà, insomma faccio un po' un'analisi, secondo te di come andrà impostata la partita e come si svolgerà questo incontro per i 40 minuti, insomma, che tipologia... Sì, io credo questo, io credo che sostanzialmente ci sarà un incontro-scontro tra due organici importanti, noi forse siamo un po' più lunghi di loro, ma loro sicuramente hanno fino a questo momento reso di più di noi, lo dice la classifica. Ci sono due sistemi difensivi diversi, ma secondo me fino a questo momento Napoli è stata più efficace di noi, ma noi stiamo lavorando su questo per cercare di ridurre il gap che abbiamo in termini di punti subiti, che sono troppi. Dobbiamo assemblare un giocatore importante per valutare se poterlo già schierare domenica prossima come gamble, quindi dare alla squadra forse un giocatore completamente interno che fino a questo momento non c'era stato e si era più giocato sulla bidimensionalità di giocatori come Nangi per esempio, che è uno dei ruoli più interessanti del campionato, e poi altrettanto chiaro, questo lo sapete voi meglio di me, che nelle grandi partite sono i grandi giocatori a fare quel canestro, quell'azione difensiva, quel rimbalzo, quella palla rubata che possono decidere gli esiti. Bene, allora in bocca al lupo Coccio per la sua avventura in quel di Scafati, la lasciamo però un attimo prima, vogliamo leggere insieme con Andrea, insieme a lei, il prossimo turno di campionato e guardare un po' anche tutte le altre partite. Prego Andrea, a te. 12° turno, Paolo si sta iniziando ad intravedere la deadline della Coppa Italia, ma andiamo con ordine perché ci sono ben due anticipi, Reggio Emilia-Brescia e Virtus Bologna-Reyer Venezia, una gara molto importante per l'alta classifica. La domenica pomeriggio si apre con Treviso-Trento, Cremona-Tortona, Varese-Milano, Scafati-Napoli, ne abbiamo già parlato, Pistoia-Pesaro e in chiusura Sassari-Brindisi. Bene, allora una giornata sicuramente interessante, coach. Un'ultima cosa la devo strappare. Una promessa ai tifosi di Scafati per questa parte del campionato molto importante che andate ad affrontare con partite sicuramente abbastanza difficili. Ma guardi, io posso fare solo una promessa, però è la promessa che ho fatto a me stesso dal giorno in cui ho avuto la possibilità di vivere questo privilegio, cioè di fare della mia passione il mio mestiere. E cioè che non ci sarà energia fisica, nervosa, emotiva, tecnica, tattica che non metterò in campo per cercare di essere utile al presidente, alla società, ai tifosi, al pubblico, alla squadra. Bene, allora la ringraziamo, le auguriamo naturalmente un ottimo lavoro, in bocca al lupo anche per il derby, anche a Napoli logicamente, noi siamo abbastanza neutrali in questo, di conseguenza che vinca veramente il migliore e che sia una festa dello sport, come ci auguriamo. Bene, allora abbiamo anche salutato e naturalmente ringraziamo ancora per essere stato con noi coach Matteo Bonicioli, che naturalmente ci ha presentato il derby di domenica alle 18:15 alla Beta Arena Palamangano tra la Genova Scafati e la JV Napoli Basket. Con Matteo Bonicioli e con naturalmente la sua presenza si conclude anche la prima parte di questo 13° appuntamento con Chiacchiere da Basket su Pianeta Basket TV, almeno per quanto riguarda la sua prima parte, perché rimanete con noi tra qualche secondo la seconda parte della nostra trasmissione dedicata al campionato di Serie B. A tra poco. Seconda parte, amici telespettatori del consueto appuntamento con Pianeta Basket TV, quello settimanale, Chiacchiere da Basket, 13ª puntata della quinta edizione. Nella prima parte abbiamo avuto coach Matteo Bonicioli con noi, ci ha presentato appieno quello che sarà il big match di domenica prossima fra le due squadre campane di Serie A, il derby, appunto nell'ambito del 12° turno della stagione regolare del massimo campionato della pallacanestro nazionale italiana, che appunto si giocherà domenica prossima alle 18:15 alla Beta Arena Palamangano. Abbiamo con noi nella seconda parte della nostra trasmissione un collega, però prima vado a salutare nuovamente in redazione Andrea Esposito anche per questa seconda parte. Ciao Paolo, bentornati. Ciao Andrea. Allora abbiamo un collega per quanto riguarda la seconda parte della nostra trasmissione, un caro collega che conosco da tantissimo tempo con Radio Prima Rete, segue in particolare le vicende della Juve Caserta, loro trasmettono le partite in diretta della stessa
formazione casertana, e naturalmente seguono con grande passione, grande dovizia di particolare proprio il mondo della Juve Caserta. Lo vado a salutare, Rosario Pascarella, ciao, buonasera e grazie per essere con noi. Ciao, buonasera Paolo, buonasera Andrea, e ovviamente grazie a voi per l'invito. Allora, lo so, io la domanda te la posso fare. Come vedi questo derby di Serie A tra Scafati e Napoli? Poi passiamo alla Serie B, passiamo alle vicende che ti interessano più da vicino, logicamente anche, no? È una partita bella da vedere. Credo sia un derby che da tanto tempo mancava, soprattutto tra due squadre che lottano per obiettivi che sono diversi da quelli della salvezza, almeno per quello che hanno fatto vedere in questa prima parte del girone di andata. Peccato che Scafati abbia dovuto rinunciare causa forza maggiore Pino Sacripanti, deve in effetti inserire un nuovo allenatore, questo potrebbe portare un po' un momento di adattamento, mentre invece per Napoli fortunatamente dopo anni di sacrifici, di investimenti fatti anche in maniera consistente tra budget ed extra budget per aggiustare un po' la squadra in corsa, questa volta hanno fatto tutte le cose per bene e si è visto. Una squadra che ha fatto vedere un bellissimo basket come anche Scafati, diciamo un pronostico difficile da fare, anche se diciamo l'assenza di Pino Sacripanti e l'adattamento di Scafati fanno pendere un po', diciamo, la bilancia dalla parte di Napoli. Vedremo che cosa succederà. Adesso passiamo però al campionato di Serie B nazionale, che tu segui particolarmente con grande attenzione, soprattutto per quanto concerne le vicende della Juve Caserta. Andrea, andiamo con i risultati di questo 14° turno. Le cose non vanno bene, devo dire onestamente, in binazionale, nel girone A, le squadre campane soffrono e tanto, in particolare Juve Caserta e Salerno, però anche le altre due, Sant'Antimo, insomma, Avellino, le vediamo tutte quante nella medio-bassa classifica. Questo non ci fa piacere, perché vediamo un torneo dominato dalle formazioni toscane. Però andiamo con ordine, andiamo a leggere prima i risultati e la classifica, poi facciamo una disamina già di carattere generale. A te, Andrea. Sì, Paolo, dicevi bene, perché nel doppio anticipo del sabato arrivano due sconfitte per le due campane coinvolte, con Desio che si impone tra le mura amiche contro la Partenope Sant'Antimo 78-69 e il blitz esterno di Legnano proprio con Caserta 66-91. Per quanto riguarda le gare domenicali, la PL Livorno si impone nettamente con Crema 74-59, lo stesso fa Piacenza su Omegna 94-85, gare ad alto punteggio. La Delfes Avellino perde ancora al foto finish per mano di Brianza al Pala del Mauro 61-62. Fiorenzuola ha la meglio largamente sulla Virtus Reggi Salerno 94-65. Tra le mura amiche, la Irons Montecatini batte la Libertas Livorno 82-71, così come la Virtus Cassino fa con Piombino 98-78. Nel momento in cui stiamo registrando questa puntata, Rieti Gemma Montecatini non è ancora terminata. Per quanto riguarda però la classifica, c'è una toscana che la fa da padrone, come dicevi tu, perché le cugine Montecatini e Livorno stanno andando per la maggiore in questo momento della stagione, e le campane con Avellino che si sta aggrappando con le unghie e con i denti al treno playoff stanno soccombendo. Ma adesso anche con il nostro ospite facciamo un bel focus soprattutto su Caserta, ma su tutte e quattro le campane coinvolte. Iniziamo nel dire che con questa riforma del campionato, in effetti questa B nazionale si è alzata di molto il livello, e forse è stato uno dei motivi per cui Caserta poi tra le campane è quella che ha avuto un po' più di difficoltà nell'interpretare il livello di questo campionato nella costruzione del roster, che poi è un po', diciamo, il peccato originale di questa del rendimento di Caserta. In più, con la scomparsa dei quattro gironi, si sono un po' mischiati i gironi, quindi diciamo le squadre campane che erano in genere collocate nel girone D, oggi con la separazione A e B si trovano un po' mischiate con i gironi A e B della parte ovviamente ovest, e lì storicamente ci sono squadre competitive. Esatto, più forti, che hanno più budget, che hanno più storia in questo campionato, perché poi Salerno e Caserta e Avellino è come se fossero, diciamo, al loro primo anno di questo campionato, diciamo, di livello alto, e l'hanno pagato ovviamente sia nella costruzione del roster sia nel rendimento. Diciamo questa
questo adattamento a questo campionato forse è stato un po' traumatico, in particolare per Caserta, perché diciamo, alla luce dei risultati ha sbagliato completamente nella interpretazione del livello di questo campionato, costruendo un roster che dalle prime battute ha avuto delle grosse difficoltà. Hanno cercato un po' di aggiustarlo strada facendo con degli inserimenti, cambiando allenature, provandole un po' tutte. Alla fine, però, Caserta ha collezionato 12 sconfitte di fila e sono praticamente 13 in 14 giornate. Le ultime prestazioni lasciano un po' di perplessità, in più il cambio diciamo, di Maurizio Bartocci da allenatore ad assistente, quindi diciamo è un qualcosa che gli infortuni di Moffa e di Zampugna, che Da un hanno un po'. po' diciamo, complicato il processo di aggiustamento del roster, perché in effetti hai preso due giocatori, ne hai persi tre. Perché con la cessione di Romano e i due infortunati, Caserta si trova in una situazione di work in progress, diciamo, perenne, che fa male. Soprattutto l'ultima partita persa contro Legnano ha lasciato veramente un segno nell'atteggiamento della squadra, perché si può perdere con Legnano, perché Legnano è stata costruita per primeggiare in questo campionato. Ma il perdere in quel modo ti lascia qualche dubbio, più di qualche dubbio sulla possibilità di invertire la rotta. Invece per le altre campane, in particolare Avellino, sfortunatissima, Sì. perché ha perso almeno due o tre partite, Di un diciamo, punto. sul filo di lana, avendo la possibilità di portare a casa con 4 punti in più, con questa classifica, si è messo decisamente meglio. Mentre invece Sant'Antimo, sicuramente, io me l'aspettavo un po' più su, rispetto al rendimento, cioè alla qualità del roster. Credo ci Ultimamente sia una netta si è privata anche di Scali, quindi ha perso un giocatore importante. molto, molto importante, ma penso che metteranno mano al mercato per integrare il roster sicuramente. La differenza di Sant'Antimo è tra il rendimento interno ed esterno, E quello cioè esterno. in casa è una signora squadra che è difficile da battere, fuori casa ha fatto qualche insomma, passaggio a vuoto. Mentre invece Salerno, l'ultima arrivata, perché ha beneficiato un po' diciamo, dell'acquisto di un titolo, è Di un partita più titolo. tardi delle altre, ha fatto una politica, secondo me, intelligentissima di puntare su un roster giovane, non avendo ovviamente delle grandissime risorse da investire, ha preso tre giocatori di esperienza, uno in particolare che a me piace tantissimo, è Spizzichini, che credo sia un giocatore di un livello decisamente alto. Superiore. Poi ha puntato su Acunzo, che credo sia uno dei migliori prospetti giovani di questo girone. Ha messo Matrone, che è un altro elemento di esperienza. Staselis, che insomma, e poi una serie di ragazzi. Ovviamente paghi C'è Dazio, in anche particolare Kekovic, è un bel giocatore. Ekovic, che diciamo, era lo statuto un po' che avevano anche nella B vecchio formato, però diciamo paghi Dazio quando hai un po' di giovani, in particolare fuori casa, nelle ultime partite stanno perdendo con qualche scarto anche abbastanza significativo, però diciamo è in linea con gli obiettivi della società. Chi sta nettamente sotto è Caserta A sicuramente. proposito di Caserta, ecco, adesso tu segui con Caserta, particolarmente con Radio Prima Rete, la vivete quasi quotidianamente. Secondo te ha influito anche questo fatto dell'impianto sportivo, allenarsi a Maddaloni, giocare al Palaiacazzi, trasferimenti, e quant'altro? È soltanto una questione di costruzione errata del roster, di cercare di aver posto qualche rimedio in corsa che poi non si è rivelato necessario o non si è allineato quanto si volesse aspettare? È una combinazione di due fattori. Sicuramente la costruzione del roster è quella che poi ti ha costretto a mettere mano alla squadra con degli inserimenti come Budorac e Alibegovic, che per il momento non stanno dando quella inversione di rendimento, anche perché ti manca il playmaker titolare e un giocatore importante come Moffa. Quello che dicevi tu è talmente vero per la seconda parte, perché insomma, giocare a Palaiacazzi con 200, 250 spettatori è come praticamente giocare in trasferta, cioè l'effetto palazzetto non si sente assolutamente. Noi, considerando anche il livello di prestazione di Caserta, non è che insomma,
insomma, ci possa essere, diciamo, grandissimo entusiasmo. Molto Ma entusiasmo, quello sì. che pesa molto di più è gli allenamenti, perché questa è una squadra che si allena alle 2 di pomeriggio, perché Lo sono so, l'ha detto Bartocci. gli unici spazi possibili che Maddaloni ti può dare, perché Maddaloni giocano 4 squadre tra maschile e femminile, quindi l'impianto è pieno, quindi gli unici slot liberi erano quelli a cavallo del pranzo, in effetti. Questo ovviamente scombussola un po' tutta la preparazione dei giocatori. Però è anche vero che siamo ormai a 2 mesi e mezzo abbondanti di campionato, credo anche i giocatori vivono un momento di adattamento a questa situazione, credo che anche la società stia facendo qualche sforzo in più per poterli farli allenare in orari un poco più consoni, prendendo qualche allenamento in più ad Aversa, però è chiaro che incide tantissimo, ma io credo incide tantissimo il morale, l'aspetto mentale di questa squadra che, sai, quando tu perdi in continuazione e perdi più o meno nello stesso modo, alla fine si fa un buco in testa, e quando prendi il primo break, poi è difficile che durante la partita riescano ad invertire l'inerzia della gara. Assolutamente, a te Andrea. Allora, diciamo che lo spaccato che ci ha raccontato Rosario, che vale soprattutto per Caserta, però possiamo estenderlo anche alle altre realtà campane. Paolo, Rosario, ti chiedo, è una forzatura secondo te dire che forse qualche dirigenza ha preso un po' sotto gamba questa riforma? Forse nessuno si aspettava una serie B di questa portata o c'è anche dell'altro? No, Me la passi questa forzatura o no? no, non No, è io una devo forza. dire, no, no, io devo dire onestamente una cosa. Noi abbiamo avuto Pino Corvo all'inizio stagione. Lui ce l'ha detto chiaramente, ha detto: signore, attenzione, questo sarà un campionato molto competitivo e molto difficile. Oltretutto, con l'inserimento dei giocatori formati non in Italia, che alzano ancora il livello, pensiamo a Raivio di Legnano, pensiamo adesso a Rodrick che approda a Rieti, pensiamo a qualche altro giocatore, per esempio anche Camperidis di Sant'Antimo, sono giocatori che spostano gli equilibri. E Corvo lo disse, e se attenzione che questo sarà un campionato per le campane molto difficile, perché è una 2 bis, sei d'accordo? Lo so. Sì, sicuramente se ci metti 2 americani, soprattutto per la fascia alta della classifica, possono tranquillamente competere con la parte bassa della Serie A2, tranquillamente. Ma quello che diceva Andrea è molto vero ed è un sentimento, è una considerazione diffusa un po' con tutti gli addetti ai lavori, perché parlando anche con i dirigenti di altre squadre, nessuno si aspettava effettivamente un livello così alto da subito in questo girone, cosa che si può anche rispecchiare nell'altro girone, il girone B della Serie B nazionale. E credo fosse l'obiettivo poi della riforma, cioè alzare il livello nei primi 3 campionati per creare poi ovviamente i presupposti per chi sale di poter competere ad un livello sempre maggiore. Ovviamente aumentano anche i costi e aumenta un po' anche tutta la complessità. Per esempio Caserta, secondo me, anche da un punto di vista di struttura organizzativa della società, deve fare un salto in avanti, perché questo è un campionato che lo si affronta, diciamo, in maniera strutturata e organizzata. Probabilmente Caserta è arrivata un po' troppo presto a questo campionato, perché è passata dalla C Gold, diciamo, con un anno di Serie B interregionale, perché ha preso il titolo, poi si è trovata subito, diciamo, in questo campionato, e probabilmente ha accelerato un po' il passo troppo, in maniera troppo veloce. Però sicuramente è un campionato di difficile interpretazione. Anche aggiustare le squadre in corsa non è semplicissimo, anche perché più o meno si stanno attrezzando un po' tutte quante. Questa è la fase di mercato, cioè in genere quando si arriva a dicembre, da dicembre, gennaio e febbraio sono i mesi in cui tutti quanti mettono mano al roster. Chi, diciamo, in maniera preventiva cambia l'allenatore prima e poi fa il mercato di riparazione, e credo è una situazione che ha sperimentato Avellino insieme a Caserta, ha cambiato allenatore e poi ha preso dei giocatori. Non so se Sant'Antimo la situazione sia abbastanza tranquilla diciamo, per l'allenatore o per il mercato. Io credo che
Il discorso è che le squadre campane già venivano da un girone che rispetto agli altri era di un livello più basso, il girone D. Salendo, diciamo, di livello il campionato e mischiando le squadre con i gironi A e B, diciamo, la differenza si è notata, nonostante comunque Avellino e Sant'Andrea avessero dei roster attrezzatissimi per Ascoltami, è questa vero, è gente. vero. Poi è chiaro, dipende molto anche dalla chimica che si crea nell'allestimento del roster. Credo quella che ha, diciamo, commesso qualche errore di valutazione in più è proprio Caserta nella costruzione del roster. Assolutamente, guardiamo il prossimo turno, Andrea, così lo guardiamo in maniera specifica anche con l'aiuto di Rosario, perché ci sono ancora partite, vedo, molto dure per le squadre campane, anche la prossima fine settimana, eh. Sì, Paolo, quindicesimo turno, doppio anticipo, Legnano, Erons, Montecatini, Crema, Delfe e Savellino. Alla domenica abbiamo Brianza, PL Livorno, Piacenza, Rieti, Sant'Antimo, Virtus Cassino, l'altra Montecatini ospita Omegna, Libertas Livorno, Juve Caserta, Salerno, Desio e Piombino, Fiorenzuola. Lo sa, anche il prossimo fine settimana c'è da penare per le squadre campane, perché ho visto ste partite, insomma, nessuna delle Caserta, squadre ciao. campane. C'è un incontro dire proibitivo, è poco perché la squadra, la Libertas Livorno, per noi che abbiamo i capelli bianchi, rievoca un po' Squadra di grandi vecchi, tradizioni, è vero. esatto, vecchi ricordi. È sicuramente un impegno tosto, molto tosto. Ovviamente, credo forse sia la partita che ti toglie anche un po' di pressione, perché già sai che insomma è molto proibitivo. Non hai nulla Probabilmente. da perdere, le partite in cui non Esattamente, hai nulla da giocando perdere. con la mente libera, probabilmente fai una prestazione migliore di quella vista, diciamo, sabato alla Pala dei Ragazzi. Invece Sant'Andrea ha una buonissima opportunità di muovere la classifica, che Cassino, seppure è in un momento positivo, è una squadra alla portata di Sant'Andrea. Mentre Salerno, ovviamente, anche lì deve fare un extra sforzo per poter mettere di nuovo punti in classifica dopo una prima fase di campionato che è stata molto brillante. Poi ha avuto questa parte centrale in cui Parecchi infortuni anche loro, parecchi infortuni, esattamente, ma anche Matrone, la qualità Sacofonte. delle squadre che ha incontrato, le Certo. squadre diciamo di livello buono, e credo man mano che passano le giornate la differenza di livello tra le squadre può un po' aumentare, perché un po' tutte quante metteranno mano al roster per migliorare, diciamo, la qualità dei giocatori. Anche Avellino, insomma, deve cercare questa vittoria importante che le manca da troppo tempo, eh. Quindi. Avellino, credo giochi un'ottima pallacanestro. Ha ovviamente cambiato allenatore, quindi c'è un periodo di adattamento. Non è semplice cambiare, lo vediamo anche con Scafati, quindi c'è questa fase di adattamento, stanno inserendo Chinellato nelle rotazioni. Credo che se vogliamo fare una disamina, Avellino ha un quintetto base fortissimo, Sì, sono d'accordo. un cambio e mezzo aveva prima che utilizzava, adesso con l'aggiunta di Chinellato stanno aumentando un po' le rotazioni, perché probabilmente il problema di Avellino era che tra il quintetto e il supporting cast c'era un po' di differenza. Questa cosa la stanno colmando, però ripeto, con 4 punti in più Avellino ha una classifica completamente diversa, e anche la valutazione su Avellino cambia. Credo gli manchi veramente quel pizzico di fortuna. Poi Paolo, come ti dicevo prima, quando tu perdi delle partite sempre nello stesso modo, sull'ultimo possesso di un punto, quando arrivi a giocarti finale punto a punto, questa cosa ti ritorna in mente, e è più facile commettere qualche errore, che poi sono gli episodi che decidono queste partite. Lo sa, l'ultima domanda la devo fare ancora su Caserta. Tu segui Caserta anche con Radio Prima Rete, in particolare la vivete, ripeto, quotidianamente. Che succede a fine stagione? Insomma, la retrocessione è una possibilità. Si riprende dalla categoria inferiore o si cerca, come già qualcuno sta dicendo, qualcosa di migliore per dare a Caserta, che è una città di tradizione del basket, una città che non può stare con un basket minore, con tanto di rispetto per le categorie minori. Tu che pensi? Che succede, insomma? Quello che dicevi tu, che la retrocessione è una possibilità, io credo
guardando la classifica è una possibilità molto concreta. Cioè, è inutile farci, cioè, nasconderci, è meglio essere realisti. Caserta in questo momento l'unico obiettivo che ha da qui fino a fine campionato è quello di evitare la retrocessione diretta, cioè quindi Ho capito. l'ultimo posto. C'è l'ultima posizione praticamente. Esatto, quello è l'unico obiettivo concreto che ha al momento. Quindi può fare corsa massimo su due squadre, non di più, perché le squadre a 12 punti non le raggiungi perché Sono dovresti troppo vincere lontano. 5 partite in più, non è nelle condizioni di fare questo tipo di percorso. Conoscendo il presidente che ha fatto degli investimenti, ha organizzato un po' questo percorso di Rio Caserta partendo dalla C-Silve, lui sicuramente continuerà. Anche nel caso di una retrocessione, diciamo, malaugurata per Caserta. Quello che lui ha sempre sostenuto è che qualsiasi passo Caserta faccia deve essere sostenibile, cioè mai fare il passo più lungo della gamba. Quindi lui ha un budget che è coperto all'80%, quindi diciamo è più che sufficiente per affrontare questa stagione. Se dovessimo retrocedere, credo faremo un campionato di B interregionale, probabilmente per risalire. Poi, insomma, tutto può succedere da qui fine anno, possono cambiare le strategie, però sul futuro della Juve Caserta non ci sono dubbi in merito, considerando che Caserta ha la necessità di risolvere urgentemente diciamo, l'aspetto del Problema palazzetto, palazzetto. che dovrebbe essere Assolutamente. consegnato tra dicembre e gennaio. Io Vediamo, incrocio vediamo. sempre le dita. È giusto. A proposito di B interregionale, facciamo i complimenti ad Angri, a Benevento e a Scandone Avellino in un girone e Sala Consilina in un altro, che stanno onorando la campagna cestistica con ottimi risultati, ottime performance. Angri addirittura al secondo posto, Sala Consilina è tra i primi nel proprio girone. Insomma, quindi veramente anche Benevento, Parrillo sta facendo un ottimo lavoro con una società che avrà l'anno prossimo un palazzetto proprio, e questo è molto importante. Ecco, questo Quindi diciamo, è il primo sono tassello tante, voluto e tante. programmato. Esatto, quindi tante belle realtà in Campania, e le salutiamo e plaudiamo ai loro sforzi, non solo economici, ma anche di organizzazione. Rosario, ti ringrazio, ringrazio naturalmente anche tutti i nostri telespettatori, tredicesima puntata che va in archivio per quanto riguarda Chiacchiere da Basket. Un grazie in redazione anche ad Andrea Esposito e a Luigi Cocco, a cui dobbiamo fare i complimenti per lo scoop Gamble. Pianeta Basket TV è stata fra le prime ad annunciare Boniccioli sulla panchina di Scafati ed è stata la prima ad annunciare l'arrivo di Gamble, un altro dei tanti scoop della nostra bella redazione fatta di ragazzi che lavorano veramente molto bene. Appuntamento la prossima settimana, quindi con una nuova puntata di Chiacchiere da Basket, come sempre. Dico a tutti buon basket a tutti. Buona serata. Ciao, ciao. Buonasera.